dottoressa in biologia marina, Valentina Paduano, responsabile con il dottor Massimo Lo Monaco del nucleo operativo del WWF di Maratea. Buonasera, sì, ciao a tutti, buonasera. Allora, raccontaci, cos'è accaduto oggi sulle spiagge di Maratea? Allora, siamo stati avvertiti da un ragazzo di Maratea che era in giro con i kayak nella zona di Licini e ha avvistato una grosso ammasso di rete, probabilmente un multifilo. Quindi rete da pesca. Ha visto che c'era qualcosa, esattamente, appesa sotto, ed era una tartaruga marina, viva, fortunatamente, però rimasta intrappolata nella rete. Ah, quindi... E quindi ci ha chiamato immediatamente. Dalla tua esperienza ci puoi dire che è miracolata, sarebbe morta insomma se non fosse stata avvistata? Sì, se non fosse stata avvistata sì, perché purtroppo ha delle brutte costrizioni, cioè delle lesioni dovute alla lenza che le ha costretto gli arti, e i due anteriori e uno posteriore sono abbastanza gravi, ha delle lesioni piuttosto profonde, quindi curabili? Se non fosse stata avvistata probabilmente sì. Sì, curabili, ci vorrà un po' di tempo. Fortunatamente non è insetticemia, cioè non ha problematiche di infezioni gravi. E bene, quindi adesso le verrà probabilmente fatto un po' di antibiotico e poi riprenderà con un po' di pazienza le sue funzioni normali. La tartaruga è la caretta caretta, scusi se posso... Sì, è la caretta caretta, che è la più comune delle tartarughe presenti nel Mediterraneo, che nidifica anche sulle coste del nostro bel paese. E speriamo anche sulle coste della Basilicata, poi anche quest'anno, come è accaduto lo scorso anno a Policoro. Parlando di questo avvistamento, di questa situazione di oggi, no? Di questa urgenza, vogliamo dire ai nostri ascoltatori, quando avvistano, ecco, una tartaruga come è avvenuto oggi, come vi devono contattare e poi cosa accade? Cioè, oggi l'avete recuperata, dove finisce questa? Perché ci hai parlato di cure, quindi... Fortunatamente certo, siamo tutti felici che la tartaruga caretta caretta che è stata ritrovata oggi a Maratea sia curabile. Ci racconti anche dove, come, insomma, vai. Allora, quando avvistiamo un animale in difficoltà, che possa essere una tartaruga marina o qualche altro animale marino, un delfino, una balena o altri animali, va immediatamente chiamata la guardia costiera. Quindi 1530, il 1530, scusa. Esatto, che è un numero facilissimo da ricordare. La guardia costiera deve intervenire immediatamente o sul posto direttamente o chiamare uno dei centri abilitati o un gruppo come il WWF Maratea, che in questo caso si occupa proprio di questi recuperi. La tartaruga verrà portata adesso, stiamo andando proprio in questo momento a Policoro, dove attualmente in Basilicata è l'unico centro adatto per la cura delle tartarughe marine. Quindi lì troverà un'equipe specializzata di veterinari e biologi che da molti anni si occupa ormai del recupero di questi bellissimi resti marini. Fino a che, speriamo, presto ci sarà anche un centro di primo soccorso a Maratea, e quindi questo trasferimento avverrà un po' più in là, nel senso che prima verranno stabilizzati per bene gli animali e poi verranno, se necessario, trasferiti invece a Policoro, dove il centro è molto. Complimenti per tutto quello che fate, davvero, diciamo, è una soddisfazione che questi ragazzi, questi giovani professionisti, la dottoressa Paduano, il dottor Lo Monaco. Dottoressa Paduano, grazie di tutto questo lavoro, grazie di tutta questa bella esperienza che ci hai raccontato. Noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento alla prossima occasione e adesso auguri di buona guarigione alla nostra grazie. Tartaruga.